Ben ritrovati con i TG Flash di Noi Sicilia. Si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale 12. La vittima è il 38enne Francesco Savoca. Secondo i primi accertamenti, il giovane sarebbe finito fuori strada schiantandosi contro un muro per poi finire la propria corsa in un burrone. Era a bordo di una Jeep quando nella strada del Messinese ha trovato la morte. Vani soccorsi e ogni tentativo di rianimazione. Le indagini sono in corso e non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. Si attende con impazienza il discorso che stasera, in occasione dell'ultimo dell'anno, Mattarella pronuncerà rivolgendosi agli italiani. Tra i temi a cui Sergio Mattarella farà riferimento, spiccherà indubbiamente qualche riferimento alla guerra in Ucraina. Come di consueto, il presidente potrebbe riservare un ruolo di rilievo ai giovani. Non si esclude neanche che si possano cogliere dei riferimenti all'allarmante crisi climatica che sta mettendo in ginocchio la Terra. Dopo i giorni in cui abbiamo pregato per la sua cara persona, ci raggiunge la notizia del transito del Papa Emerito Benedetto XVI. Luigi Renna presiederà l'Eucaristia per Papa Ratzinger, alla quale sono invitati tutti i religiosi, religiose e laici, nella Cattedrale di Sant'Agata di Catania il 4 gennaio alle ore 19. Non sono mancati messaggi di cordoglio anche da parte del sindaco di Palermo, Roberto La Galla, e del vescovo Raspanti. Situazione disastrosa per i produttori ortofrutticoli siciliani, in particolar modo nel territorio ragusano. Infatti nei vari mercati la merce o viene pagata a prezzi ridicoli oppure non viene proprio accettata, con la conseguente distruzione di tonnellate di prodotti che stanno finendo al macero. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzuccu, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.